Three hours earlier, Dennis Wooldridge was imagining the scene of a terrorist attack on New York for his novel. Now, he and his elderly father found themselves right at the heart of one. Quell'11 settembre del 2001 c'è stata una delle coincidenze più terrorizzanti della storia. Alcune ore prima dell'attentato alle Torri Gemelle, Dennis Wooldridge, uno scrittore amatore e suo padre, erano arrivati a New York per trascorrere le loro vacanze, ma anche per dar vita a un'idea che aveva in testa. Scrivere un libro su un attacco terrorista in quella città. To research it, he traveled to New York and checked into a hotel. It was the 22-story luxury Marriott at the foot of the Twin Towers. L'idea di Denise era quella di farsi ispirare dalla città che non dorme mai, oltre a trascorrere delle vacanze rilassanti insieme a suo padre. Nonostante ciò, il viaggio avrebbe preso una svolta tragica che avrebbe cambiato le loro vite per sempre. I Wooldridge non sapevano che la loro visita al belvedere della Torre Sud avrebbe segnato un prima e un dopo. Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God, another plane has just hit. It hit another building. In questione di minuti, la finzione che voleva scrivere Wooldridge era diventata una terribile realtà. Quel che si è vissuto l'11 settembre del 2001 a New York è stata una tragedia che è rimasta impressa negli occhi sin dal primo minuto. Nonostante ciò, gli ospiti dell'Hotel Marriott, che si trovavano ai piedi del World Trade Center, sono stati gli ultimi a rendersi conto di quel che stava succedendo. And I realized something strange is going on. I still didn't know what it was. The thing that made me a little nervous is they were looking at me, and I realized we were probably not in a very good place. In quel momento, le vite di tutti gli ospiti del lussuoso hotel si sono unite per istinto di sopravvivenza. There was one irony after another, one odd coincidence, if you believe in coincidence, after another. People whose lives are linked in very strange ways. Il fatto è che chiaramente erano degli sconosciuti che per diversi motivi erano arrivati in quell'hotel e avevano vissuto la peggiore esperienza delle loro vite. I saw papers fluttering down into the street. So, I said, must have been a big wind blew up off of the harbor. Le storie di tutte le persone che si trovavano nel Marriott, anche se erano diverse le une dall'altre, sarebbero diventate una serie di racconti che hanno aiutato a spiegare come si sono salvati dal miracolo. Perché oltre quel che ha vissuto ognuno di loro, erano tutti protagonisti di un racconto horror. Se stila che fu un attacco terrorista. Por lo tanto, desde ahí, eso ya te genera un trauma porque te das cuenta que una zona en donde te tienes que sentir seguro o seguro, en cualquier momento puede ocurrir un hecho que sucede esto. When we see that smoke coming behind us, we just ran to the ferry. We were so shocked that we survived. From the collapse. È stato così che Dennis Wooldridge, lo scrittore per hobby, che sognava di pubblicare un romanzo su un attentato negli Stati Uniti, alla fine ha raccontato quel che lui stesso ha vissuto in uno dei giorni più spaventosi della sua esistenza. After experiencing the events of 9/11, Dennis Wooldridge has given up his plan to write a novel about a terrorist attack. Instead, he's writing the true stories of the survivors at the Marriott Hotel.